Calcaterra le donne piacciono. Avevamo una vaga idea. Piacciono parecchio. Non ci fa piacere. E fa molto fatica a resistere, diciamo, a una bella donna. E, anzi, è proprio, diciamo che è un mix tra uno sbrodolo di passione e un integralista della legge, insomma. Calcaterra è un integralista proprio verso la legge, verso la giustizia, ma talmente tanto convinto e determinato che non si rende conto che a volte preferisce anche trasgredire la legge lui per primo per arrivare alla sua ambizione di legge. Ma ti sta stretto sul ruolo di Da Silva o no? No, questo ruolo di Da Silva io mi diverto tantissimo a farlo, ogni anno è una scommessa, una cosa diversa per non cadere nelle banalità, nelle cose, anche come aspetto fisico, come tutto, insomma mi piace farlo cambiare. È un grande regalo aver fatto De Silva. Non me ne sono fatta una. Io ho pensato di fidanzarmi con Pulvirenne. Me l'hanno ammazzato. Preparatevi a dei grandi colpi di scena. No, non potete immaginare neanche che cosa viene fuori. Niente, un nuovo arrivo, una esperta informatica che appartiene al corpo della Guardia di Finanza e... Ci mancava la finanza. Il mio personaggio arriva in aiuto alla squadra, ci sono dei problemi, e sono un vicequestore e quindi verrò a sostituire momentaneamente qualcuno. Sono assolutamente dei professionisti, sono disciplinati e penso che in questi due anni si è creata una grande armonia con questo gruppo, tra di loro sicuramente anche con noi, quindi si lavora alacremente ma con grande frutto. Ci saranno tante sorprese come in tutte le ultime serie, non svelo nulla perché naturalmente se no vi perdete il gusto delle novità. Sicuramente ci sono dei nuovi ingressi come il vicequestore Tempo Fosco, c'è la nuova, diciamo, protagonista femminile che è Daniela Marra, ci sono dei rientri, dei ritorni importanti e dei nuovi ingressi per rinnovare e rinforzare la serie. La cosa credo che caratterizzerà anche la settima serie sarà il costruire dei colpi di scena, cioè ogni 20 minuti ne succedono sempre di ogni. Anche il personaggio di Calcaterra, insomma un po' tutti i personaggi, non sono personaggi fissi, non sono personaggi che sono uguali, quello che sono, ma diciamo che crescono, si trasformano, cambiano, ti trovi stagione dopo stagione, ma anche all'interno della stessa stagione ad interpretare personaggi che vanno in una direzione totalmente opposta. Basta pensare ai primi tempi, all'esordio di Calcaterra. Io volevo mandarlo via e lui mi ha detto no, voglio rimanere, ha bussato la porta a casa e ancora l'ha voluto lui. Ha provato a licenziarmi. Ha provato più volte, niente, lui non vuole andare via. Ce lo teniamo Calcaterra o no? Sì!